Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo vlog. E con questo penso già di dirvi che farò un vlog al mese in modo tale da rendervi più partecipi di quello che abbiamo intenzione di fare almeno durante il mese, altre idee, eccetera, eccetera. Chiaramente se non dovessi aver bisogno di dire qualcosa, non farò vlog, ma farò altri video. Anche perché comunque mi sto prendendo bene a fare video vlog un po' dove registro le mie sessioni di gioco e intanto ci parlo sopra perché non è tanto faticoso e quindi devo solo parlare e mettere tutto insieme e non ci vuole niente. Quindi penso comunque di fare la mia... non so come chiamarla, fare la mia... di discussione, la mia... parlata lunga, mensile e buona e niente, partiamo subito con le novità e altre cose che abbiamo intenzione di proporvi in codesti mesi, anzi più precisamente in questo mese. Allora, innanzitutto, come ho già detto da altre parti, io ho un botto di roba da fare, ho due esami da preparare e quindi sì, ci saranno meno video perché appunto ho da studiare, quindi purtroppo non posso stare dietro non tanto a registrare video quanto più a montarli, perché anche se facciamo poco editing, quel poco c'è, poi comunque devo stare lì dietro a renderizzare, caricare, insomma è un po' un'ansia stare dietro a tutta sta roba. Ma niente, paura. Faremo senz'altro almeno altri due episodi di Fento, forse anche quattro per chiuderlo subito. Naturalmente Cristallo sarà un episodio alla settimana. Paco ha anche cominciato Radiant Dawn, porterà avanti questa serie una volta alla settimana in modo tale da coprire tutti e 5 i giorni. Poi una volta che finiremo almeno con Fento vedremo come sistemarlo. Penso di portare appunto un video di Paladins o Overwatch, come state vedendo adesso, l'ho appena comprato e mi sto anche prendendo abbastanza bene alla settimana, quindi facciamo un po' più di varietà, magari facciamo un video di Paladins e un video di Overwatch alla settimana, così facciamo un po' tutti e due perché mi piacciono tutti e due. Non riesco a farmene piacere uno più dell'altro. E comunque ho amici che giocano sia Overwatch sia Paladins e sono sempre lì nel bilico e non riesco veramente a dare una mia impressione definitiva, anche perché sto giocando a entrambi e se proprio dovessi farlo farò un video in cui cercherò di fare una comparazione tra due titoli e spiegare perché uno non sia meglio dell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque anche qua se ne parlerà più avanti. Qua, come potete vedere, sto facendo una delle primissime partite con May e non è che mi piaccia molto come personaggio, però Vale la pena serviva per il nostro qualcosa per futuro. difendere e allora mi sono sacrificato per la patria. Vabbè, stronzata a parte, Guardia ambassata. vi devo dare una brutta notizia. Noi Iraq non lo faremo più ogni mese. L'avevo già accennato tempo fa, credo. Boh, non me lo ricordo. Comunque lo faremo, sì, ma ogni 3-4 mesi o comunque quando ce ne sarà il bisogno. Attaccante Magari in arrivo, faremo attenzione. solamente video come lo speciale che è uscito il mese scorso. Però appunto sarebbe una cosa ogni anno in cui facciamo un resoconto del meglio e del peggio che abbiamo giocato. Chiaramente rimarranno i video anche a caso su hack brutte, così avremo anche materiale da mettere nel video e non solamente le nostre brutte facce. E niente, questo è quanto per quanto riguarda noi Iraq. Non verrà droppato definitivamente, ma vorremmo dare spazio ad altri video sui videogiochi un po' più seri, come appunto dicevo Paladins e Overwatch, ma anche altre robe che noi giochiamo, che possono essere i Fire Emblem, Zelda, Tomb Raider, co cose a caso, anche robe che giochiamo per 5 minuti e Verrà.
e sentiamo il bisogno di dire: ehi, questo gioco fa cagare, questo gioco è bello, supportatelo e bla bla bla. Comunque altri video così. A proposito, avevo annunciato sulla pagina che avrei fatto un video su Breath of the Wild, perché l'ultimo trailer mi è veramente, veramente piaciuto. L'avrò rivisto almeno 10 volte il primo giorno e lo sto riguardando anche per farci sul video. E nulla, dovrei farlo uscire verso fine mese, non dovrebbe essere un lavoro troppo impegnativo, quanto più che altro penso che faremo un video su Switch perché a Milano lo fanno provare, quindi io, Paco e altra gente andremo a provarlo. Non sappiamo di preciso il giorno, ma penso il 12 di febbraio, che è una domenica. Non sappiamo nemmeno l'ora, però ci andremo. Per quelli che sono di Milano, se avete voglia di fare un salto, probabilmente saremo con 17 The Tube. Adesso non lo so perché ho contattato un po' di gente che conosciamo, ci devono dare la conferma che ci saranno, ma si tratta ancora di roba che boh, non si sa. Sicuramente parleremo più approfonditamente di Switch sul canale, anche perché la testeremo finalmente con mano. E potremo finalmente dire: ehi, questa console può essere davvero quello che Nintendo aveva bisogno, oppure è una cacata enorme, quindi vaffanculo, i miei soldi non li avrete mai. Nulla da dire di altro. Paco invece voleva fare un video su Fire Emblem, in particolare su Fire Emblem Warriors e penso Echoes, ma non ne sono sicuro. Ne abbiamo parlato poco perché appunto siamo abbastanza incasinati sia uno che l'altro. Però sicuramente faremo almeno un gameplay su Heroes, perché entrambi lo stiamo aspettando ai pati a merda. E nulla, Bluestacks è il nostro amico, perché Paco ha un Nokia di merda, io ho l'iPhone, però fanno uscire il gioco prima su Android e quindi ci attacchiamo al cazzo. E poi anche per registrare da computer è pure meglio, e quindi fanculo, giochiamo su BlueStacks. Poi, tornando alle serie che sono già sul canale, Fento dovrebbe essere quasi agli sgoccioli, penso che massimo 4-5 episodi e ce la caviamo, anche perché noi registriamo mezz'ora sparata di episodio ogni volta. E insomma, in mezz'ora comunque abbastanza velocizzata, di cose ne accadono, quindi ce la toglieremo anche abbastanza in fretta. Chiaramente, quando finirà, lasceremo un sondaggio, come al solito, in cui deciderete voi l'hack che faremo, bella o brutta che sia. Anche questo ve lo lasceremo decidere, perché nei commenti potete scriverci anche hack che potremmo fare e mettere nel sondaggio, quindi una roba un po' più user friendly, diciamo, in cui abbiamo un feedback più feedbackoso, non saprei come definirlo meglio. Per quanto invece riguarda la serie di Mr. Zefo GR Plays, abbiamo già detto che dopo Cristallo finiamo per un attimo, perché abbiamo un po' di cambiamenti da fare, ma roba da niente. È il tempo quindi di assestarci e riprendiamo sempre con la solita formula delle FAQ. Però se avete delle domande su video e altre cose inerenti più al canale, vi pregherei di scrivermele nei commenti dei vlog, perché almeno ne parliamo decentemente in un video solo invece di ripeterci ogni volta nelle FAQ, perché spesso ci capitano le stesse domande, tipo il Pokémon preferito e quelle cose così. Va bene anche ripeterle, ma tanto quelle robe lì più sul personale e altre cazzate così, meglio tenersele per appunto Cristallo, mentre invece tutto il resto meglio tenerlo qua. Cos'altro c'è da dire? N niente, perché non c'è nient'altro da dire. Ah no! Cazzo dico,
A marzo ci sarà il Cartoomix. E indovinate un po' chi sarà il Cartoomix? Sì, ci saremo noi. Saremo io, Paco, anche Dlarz, anche 17 YouTube, devo ancora chiederlo a lui. Altra gente, comunque vi faremo sapere di più sulla pagina e magari all'inizio di marzo, ma già ve lo diciamo qui. Ci saremo quasi sicuramente, anche lì saremo di domenica perché quel barbone di Paco va a scuola il sabato e quindi ci dobbiamo sempre beccare il giorno più affollato. Ma niente, se avete voglia di stare un po' con noi o comunque beccarci in giro, noi ci saremo assieme anche a questi altri due PocTubers. E con questo veramente finito le cose da dire. Io vi lascio alla fine ormai della prima partita che ho fatto con May. Sì, era una delle prime partite che ho fatto con May, davvero. Questo livello. E niente, ci vediamo al prossimo video. Tante care cose, amici, e statemi bene. Persone sciacquano barriera in arrivo. Provate a superare questo. Barriera fotonica attivata. Guardate qui. Mi raccomando. Fammi cosa sai fare. Questo li bloccherà. Cecchino! Serve una barriera. Provate a superare questo. Ora va meglio. Mancano 60 secondi. Non ti conviene metterti contro. Il muro si alza. Contatto. Persone sciacquano. Questo li tratterrà. Azione migliore della partita.